Ciao ragazzi, bentrovati e bentornati. Allora, oggi vi voglio raccontare l'esperienza che ho vissuto leggendo il libro Roma Malaga andata e ritorno. Il libro di Lorenzo Patruno, giovane scrittore con una metodica di scrittura un pochino acerba se vogliamo, ma comunque con una capacità incisiva di raccontare quelli che sono i fatti avvenuti nel libro, che non lascia spazio all'immaginazione, o meglio, è talmente dettagliato, talmente curato nel dettaglio di ciò che è successo, che è come se la stessi vivendo realmente tu. E questa capacità che ha lo scrittore Lorenzo Patruno di raccontare la vita vera di questi due ragazzi, Francesco e Valentina, lui di Roma e lei di Malaga, ha la capacità, come dicevo, di farti venire i brividi quando si arriva poi a scoprire che cosa sta succedendo. Il libro è molto interessante, parla della storia d'amore di questi due giovani che si incontrano a Malaga, in quanto Lorenzo racconta di Francesco, che è suo amico, che per lavoro viaggia tantissimo, soprattutto in Spagna. Arriva un giorno in questa città, incontra Valentina, la quale è diffidente, decide però di lasciare il suo numero a questo giovane ragazzo così aitante, simpatico e un po' sbruffoncello se vogliamo. I due iniziano a conoscersi, a corteggiarsi, o meglio, lui corteggia lei perché è un po' tonto come tutti i maschi, non si rende conto che lei già è presa completamente da lui. Si troveranno anche a fraintendersi in più di una circostanza, tant'è che a un certo punto interromperanno i loro rapporti. Però sappiamo che l'amore vince ogni cosa e i due ricominceranno così a frequentarsi nuovamente e supereranno insieme le difficoltà della distanza. Ripeto, Francesco vive a Roma, mentre invece Valentina vive a Malaga, quindi di conseguenza la distanza è un dettaglio non così irrilevante. Possiamo però affermare con certezza e con assoluta sicurezza che questo libro, non essendo un racconto fantasioso di qualcosa che potrebbe essere accaduto, bensì qualcosa che è realmente accaduto, vi catturerà, soprattutto nel momento in cui, avendo superato poi la difficoltà della distanza, i due giovani amanti si troveranno ad affrontare un ulteriore e enorme ostacolo, il mostro che tutti temiamo, la malattia. Una malattia che sconvolgerà completamente la loro vita e che comporterà una maturazione che obbligherà i due ragazzi a fare i conti con la realtà. Badate bene, come ho già detto, questo è un racconto esplicito, diretto, secco di quello che è realmente accaduto, quindi la lettura potrebbe risultare un po' pesante, un po' scattosa, perché vi trascrive realmente quelli che sono i messaggi scambiati fra i due, ma questo non deve essere un impedimento, perché dandogli fiducia a questo libro non solo vi regalerà emozioni, ma vi aprirà gli occhi su una realtà che spesso noi ignoriamo, quella realtà che dice: vabbè, ma non è successo a me, vabbè, ma a me non potrebbe mai succedere. O anche se questo non accade, anche se non siamo noi a dire questo a me non potrebbe mai accadere, quando è il momento ti fa fare quella domanda e dici: perché a me? Ecco, questo libro ti apre gli occhi, ti mostra una realtà vera, forse anche cruda. Non vuole regalarti o insegnarti qualcosa, ma vuole semplicemente mostrarti qualcosa che tu non vedi. È un inno all'amore, ma soprattutto un inno alla vita, un inno a vivere coraggiosamente ogni attimo che ci rimane. Per questo io alla storia do il mio personalissimo voto, un 5 stelle. Tecnicamente gli do un 3,5, perché logicamente parliamo della prima scrittura di questo ragazzo che, comunque, ribadisco, scrive davvero molto bene e promette molto bene. Quindi, se parliamo del libro, della storia, se parliamo di ciò che è l'emotività che può trasmettere questo libro, il mio voto è 5 stelle. Vi consiglio di leggerlo, se lo avete fatto o se dovete farlo, poi vi aspetto sui miei canali, su Facebook, alla mia pagina ufficiale di Emanuele, o su Instagram, o magari, perché no, qui sotto tra i commenti. Spero che questa recensione vi abbia invogliato un po' a dare una spulciata a questo libro che, ripeto, vale la pena di leggere. E voglio concludere
con un ringraziamento a Patruno per aver scelto di dedicare del tempo a raccontare questa meravigliosa storia a noi lettori. Quindi ringrazio Lorenzo, che tra l'altro è anche un mio amico, e lo saluto con tutto il cuore, e spero che presto potrò leggere un altro suo fantastico libro. Io vi aspetto con le prossime recensioni, prossimamente parleremo di altri libri. Ho letto Zakaria Stišić, ho letto, lo so, l'ho pronunciato male, ma l'importante è che si è capito, ho letto Il Buddha nello specchio, parla del buddismo di Nichiren Daishonin e mi farà davvero molto piacere raccontarvelo. E sto leggendo in questo momento So che un giorno tornerai. È molto bello, molto interessante, non è ciò che sembra. E vabbè, ci vediamo nella prossima recensione. Grazie per avermi seguito, e se vi è piaciuta questa recensione, condividi, sottoscrivi e clicca un bel like. Ciao ragazzi!